è stata porta crucifera dopo una carriera di spareggio con Porta del Foro a portare a casa Porchetta e Vittoria per la prova generale della 144esima giostra del Saracino, dove i quattro quartieri schierano le loro riserve. Il trofeo era dedicato a Vittorio Dini, primo direttore tecnico degli sbandieratori. Era stato Santo Spirito ad aprire la piazza con Elia Pineschi, per lui solo un 2. Per Porta Sant'Andrea Matteo Bruni arriva al 3. È stato invece di Porta del Foro l'unico 5 della serata, con la firma dell'esordiente Matteo Vitellozzi. Le prime carriere erano state chiuse da Niccolò Nassi, anche lui esordiente, con i colori di Porta Crucifera, che aveva portato a casa un bel 4. Nelle seconde carriere escono subito dal gioco Elia Taverni per Porta Santo Spirito con un 2 e i Biancoverdi con Leonardo Tavanti anche loro con un 2. Niccolò Scarpini per Porta del Foro aveva l'occasione a questo punto di chiudere la prova generale, ma il suo tiro è un 3. Andrea Bennati per Porta Crucifera marca un 4 e così si va agli spareggi. Per Porta del Foro Niccolò Scarpini non arriva oltre un 2 e a quel punto è il 3 di Andrea Bennati a regalare la festa ai rossoverdi. Ma è bellissima, sai, quando vinci è sempre bello, poi insomma per i ragazzi sono contentissimo, Niccolò era all'esordio, Andrea ha confermato quello che di buono in questi anni sta facendo, siamo molto molto contenti. Come si pensa allora domenica? Ma siamo carichi a prescindere dalla vittoria di stasera, lo eravamo ieri, lo saremo oggi e lo saremo domani soprattutto. Non vediamo l'ora e domenica ce la giocheremo fino all'ultimo. Noi siamo molto contenti riguardo al risultato di stasera perché abbiamo cercato di lavorare seriamente, in sordina, senza troppi proclami, in maniera che è piena di abnegazione e di voglia di far vedere che i nostri metodi sono, non so se giusti, però efficaci. Il risultato è questo, di una giostra umile, però senza mai mollare. E il fatto che stasera siamo qua invece dei fuochi di San Donato che ci sono stati ieri sera, probabilmente potrebbe significare qualcosa.